Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sopravviviamo anche senza che il Partito Democratico faccia la sua parte, perché per esempio sul salario minimo, diciamo, è diventata una battaglia in questi ultimi 10 mesi, fino a prima del governo Meloni. In realtà questa battaglia non l'ha mai fatta, avevano i numeri per farla diventare legge, quindi se avessero veramente voluto fare e parlare di salario minimo avrebbero potuto farlo prima. Ma Forza Ora, però, Italia diciamo, si è opposta all'ultimo momento si è opposta all'ultimo momento, per quello non siamo riusciti a farlo. Posso continuare? Grazie. Allora, dopodiché i numeri voi li avete detti, no? Quindi abbiamo parlato degli interessi a zero, oggi abbiamo interessi al 4,5, abbiamo un debito di 3.000 miliardi e l'Italia produce ricchezza per quasi 2, e quindi inevitabilmente se fosse una famiglia sarebbe sostanzialmente già fallita. Nonostante questo, però, che cosa è successo? Innanzitutto abbiamo avuto il record di assunzioni negli ultimi 14 anni e questo record è legato soprattutto a contratti a tempo indeterminato. Non è vero che in tema di lavoro non abbiamo fatto niente, abbiamo modificato le strutture che già c'erano, i contratti che già c'erano, proprio per agevolare i contratti a tempo indeterminato. Abbiamo dato incentivi per le nuove assunzioni, soprattutto nei confronti di donne e i giovani, quindi gli under 36. Il reddito di cittadinanza non è vero che è stato cancellato tout court e non modificato e che non aiutiamo le famiglie più deboli. Non è vero, tant'è che abbiamo immesso e inserito un meccanismo virtuoso di ritorno al lavoro e quindi anche di accompagnamento al ritorno al lavoro, cosa che il reddito di cittadinanza lavoro prima non è stato fatto. Guardi, se abbiamo aumentato... Guardi i numeri perché è il mio lavoro. Allora, proprio per questo motivo 35.000 richieste di lavoro, 150 risposte. Guardi. Allora, meccanismo è appena iniziato, è chiaro che bisogna dare il tempo di dare i frutti. I primi frutti però sono che noi abbiamo fatto il record delle nuove assunzioni negli ultimi 14 anni. Questo è un fatto e non lo si può cancellare. La sanità ha avuto già dalla scorsa legge di bilancio un aumento annuale di 3 miliardi di investimenti. Se oggi ci troviamo con il problema delle liste d'attesa e ci troviamo con una serie di problemi anche sul reperimento dei farmaci nell'oncologia, ad esempio, o sui posti letto, non è un problema che è nato a settembre, è un definanziamento che è stato strutturale nei prossimi allora, non bisogna prendere i soldi dell'Europa, bisogna spendere meglio, bisogna utilizzare meglio quello che abbiamo, e siccome sino a questo momento nessuno si è preoccupato di spendere meglio, perché vorrei ricordare banalmente che abbiamo avuto un governo che comprava i banchi a rotelle e che dava i bonus monopattini a tutto, ecco, noi questo non lo facciamo. Quando dobbiamo intervenire ed aiutare, aiutiamo veramente le fasce più deboli. L'ultimo provvedimento è la prova approvata di quello che stiamo dicendo. Che non ricevono niente, un miliardo, perché non ricevono? Quando niente? Si è interrotto il reddito di cittadinanza? Mi dica, in che mese è stato interrotto? Guardi. Il problema del reddito di cittadinanza. Ma sì, però guardi, non è che io le rispondo se mi dà la possibilità di risponderle, che non è un botta e risposta. Allora, il reddito di cittadinanza è provato che abbia fallito nella parte del welfare e della reimmissione nel mondo del lavoro. Tant'è che a noi è bastato annunciare che avremmo modificato il reddito di cittadinanza e la gente ha deciso di rimettersi in moto e di rimettersi a lavorare e di rimettersi nel mercato del lavoro. È chiaro, non è che stiamo parlando soltanto di medici, ingegneri e personale qualificato, è chiaro che si parte da tutti i tipi di lavoro che hanno uguale dignità. Dopodiché abbiamo mosso il mercato del lavoro? Sì, no. È un dato di fatto, l'abbiamo fatto con le assunzioni. Lo dico nei dati, ma guardi i dati dell'INPS. Un attimo, finisca Luca Sarri. Quindi, nonostante tutte le congiunture, la guerra, il grano che manca in Africa perché la Russia smette di mandarlo, il caro energia, il carrello della spesa che aumenta, quindi, nonostante tutto questo, noi siamo riusciti a aumentare l'appeal dell'Italia sui mercati esteri, tant'è che oggi vorrei ricordare i BTP italiani, che anche questo dato che sino a questo momento non era mai successo, i BTP italiani sono collocati benissimo sui mercati internazionali e soprattutto vengono acquistati molto di più dalle famiglie italiane, il che vuol dire che lo Stato paga gli interessi alle famiglie italiane. Questo è un ritorno dell'economia all'interno del nostro paese. Tutte
che non è un bene, però, che non è un bene, che i soldi siano. No, è un bene, Edoardo. No, guardi. Va bene, però, questo è un dibattito. È un dibattito a parte. Chiude che mi devo fermare. Il tema fondamentale è che, nonostante tutte le congiunture assolutamente negative, e nonostante, vorrei ricordare, tutti gridavano al oddio, arriva la Meloni, succederà il disastro e crollerà l'Italia, l'Italia non è crollata, anzi economicamente sta andando molto bene, tenendo anche sempre un occhio fermo su quello che è il debito pubblico, che non vogliamo aumentare. Mi fermo solo un istante. Io ringrazio l'onorevole Lucaselli e l'onorevole Moretti, che per precedenti impegni ci lasciano. Noi proseguiamo e parliamo. È oggi la vittoria elettorale, in realtà, un anno è oggi. Ieri si votava e si votava anche oggi. Parleremo di questo, governo come è andato e l'opposizione come è andata, fra pochissimo.